Uno deve segnare, l'altro deve fare gli assist, uno deve far salire la squadra, l'altro deve smarcarsi di un uomo. Uno è romanista, l'altro è laziale. Insomma, siamo agli antipodi, ma una cosa la tengono in comune: vogliono vincere con la nocerina. Stiamo parlando di Daniele Noman e Simone Milani. Ecco l'intervista ai due che abbiamo realizzato. Nome, Daniele, Simone, cognome, Noman, Milani, età, 32, 20, ruolo. attaccante, attaccante. Perché ha accettato la nocerina? Di non si poteva rifiutare. Perché è venuto Daniele, quindi non potevo rifiutare. quale squadra fa il tifo? Roma, Lazio. Bene, c'è il derby capitolino. Perché sei diventato romanista? Perché vuole il sangue, dalla nascita proprio. sei diventato laziale? Per mio nonno, è una cosa che mi hanno tramandato loro e quindi sono laziale per questo, di generazione. Cantaci il ritornello dell'inno della Roma. Roma, Roma, Roma. Cantaci il ritornello dell'inno della Lazio. So già 2 ore che stavo qui a aspettare. La prima partita che hai visto allo stadio. Contro il Milan, 1-0 per la Roma. Mi ricordo la prima partita che mi ricordo, Lazio-Verona, 4-0 Crespo, l'ultimo gol. Il primo derby che hai visto allo stadio. Non ho mai visto un derby allo stadio. Io il primo derby che ho visto è stato il ritorno di Ticanio. Il derby più bello che ricordi? Il 5-1 con 4 gol di Montella, lì è stato che Nesta è uscito dopo a fine primo tempo, sono morto lì. Guarda, io faccio fatica a Dai, ricordarlo. scontato. No, l'ultimo che mi ricordo, non so se sbaglio, correggetemi, 1-0 per la Lazio, ha vinto, si chiama Lulic, ha vinto la Coppa Italia, non so se è quella là forse. Milano, 11 Petrelli. Eh? 11. Ma è Allora meglio diciamo quella del 2000, no? Eh? Quella là del 2000, no? Ma mo me sa riprende, me sai, mi fai fa figuracci, mi fai fare. Di tutti quanti, e vabbè, tutte, le faccio tutti, tutti e 26 ti dico. Vabbè, io ti dico i più importanti, ti dico allora c'era Crespo che, ma del 2000, dello scudetto, 2011, allora prima allora, Pancaro, posso dire che mi piaceva, mamma mia, che tirato. Vabbè, Pancaro a me piaceva, Verón, te posso dire, lo stesso dai. Simone Inzaghi che a me mi ha allenato, e vabbè, ce ne stanno tanti, ce ne stanno. Totti, vabbè, Batistuta, Emerson, Samuel, cioè. Il derby che vorresti cancellare. Quello là dell'1-0 quando ha vinto la Coppa della Lazio lì è stato pesante, insomma. Ma sì, dai, 5-1, quello che a noi ci ha dato più fastidio. Diciamo gli ultimi 15. Diciamo vero, Il tuo idolo da bambino. Batistuta. Ticanio. Come finisce questo derby e chi segna? Vince la Roma. È una bella partita, secondo me finirà 2-2. E segna Francesco Totti che entra dalla panchina. E ci va bene il sogno. E lì cade lo stadio. Segnano per la Roma Dzeko che sta in forma, Lazio Immobile, poi se gli dice bene a loro fanno ma Salah che sta bene, dai, Lazio segna, speriamo Lulic. Quanti gol hai segnato fino a questo momento? Mamma mia, andiamo a domanda. Fanne un'altra. Quanti ne vorresti segnare? L'importante è la nocerina vince, quanti voglio segnare non è importante, insomma. Io ho fatto 2 gol, uno in più di lui alla fine, non è che pure io ho segnato tanto e spero di segnare tanto, però come ha detto Daniele è importante che vinciamo. Tra di voi chi è il più bravo a calciare in porta? Calciare in porta. Vabbè, siamo diversi, dai, lui è più un esterno, io sono più una punta, quindi calciamo in modo diverso. Cioè io forse più di potenza, lui più a giro, insomma. Quindi. A crossare. È più lui, in teoria è lui, l'esterno è lui grosso. Nei colpi di testa. Vabbè, io. Vabbè, parla pure di te. No, no, no. A calciare meglio le punizioni. Vabbè, domenica.
ho fatto l'assist, dai, andava bene, dai. Avevo visto, dai. Un pregio e un difetto di Milani. Suo pregio che è un bravo ragazzo. Il suo difetto che... È cattivo ragazzo. No. Che ci deve sempre credere. Un pregio e un difetto di Noman. Lui è una grandissima persona, veramente, cioè mi sa far crescere tanto quest'anno. È un difetto. Un difetto che è della Roma. Chi veste più alla moda? Vabbè, c'è paragone. Scherziamo, Scherziamo. Come va, dai, cioè. Scherziamo, dai. Chi è il più tirchio? No, nessuno, tutti e due. Chi mangia di più? Uguale. Dieta. Il piatto tipico del posto che ti piace di più? Caprese, la mozzarella di bufala, mamma mia, col pomodoro, mamma mia, fa paura. E lo scarpariello pure, mamma mia. Ma sono queste cose? Io la mozzarella di bufala, la mozzarella di bufala mi è piaciuta molto. Chi è il rompicoglione dello spogliatoio? La persona più seria. Quella più seria. So io. No. No, più seri secondo me è Pomante, cioè. Ah, però... dipende sempre dai momenti, insomma, sì, no? Però quindi Marco è il più si scherza quando c'è da fare cose serie, si fanno cose serie. Quiz generale, i 7 colli di Roma. I 7? Colli di Roma. Vai, fatti. Colli Albani. Sì. Colli Portuensi. E i 7 re di Roma? I 7 re di Roma. Capirai, mo te dice Totti lui, eh? Capirai. Oh, ciao. Il premier italiano. Chi? Il premier. No, il premier... Renzi, dai. Cosa voti al referendum? Io voto no. Non possiamo votare, giochiamo, come facciamo? È impossibile. Io voto no. Poi giovedì ci alleniamo, perché giovedì poi rigiochiamo di nuovo, quindi... Te voti no, sì. Descrivi il tuo gol in Noce in Herculaneum con il tuo dialetto. Sì, vabbè, dai, palla a Sigleri che sta sulla fascia, la mette in mezzo, no, ma stoppa la palla e è gol. Descrivi il tuo gol in Nocina San Severo nel tuo dialetto. Laterale di Vitolo, spizzata di Girardi e io, vabbè, me lo sono inventato. Me lo sono inventato, dai. Nocina Ciampino, come finisce? Bisogna vincere, quindi non è... il risultato non conta, è importante che vinciamo, insomma. Finisce 2-0, Milani Noman. Non sono pubblici per 3 partiti, Nagno, ha la schiena di circuiti, Nagno, sono lui da Vito. Vabbè, ma l'ha letta prima, l'ha letta!